Siamo in diretta. Abbronzate tutte chiazze, pelli rosse un po' pannazze, son le ragazze che prendono il sole, ma ce n'è una che prende la luna, tintarella di luna. Benvenuto al maestro, che si maestro Simone Graziano. Simone Graziano, che suona con una delle tastiere più sofisticate. E che con questa ha trasformato la versione di Tintarella di Luna che ho appena inciso in un pezzo di jazz modale, moderno, molto, molto sognante. La prima volta che lo sentivo, molto bello. È la prima volta che l'hai sentito anche adesso. Sì. Certo. Abbiamo fatto una prova una settimana fa, ma col mio arrangiamento oggi abbiamo fatto il suo. L'album si intitola Special Moon, noi arriviamo a farvelo vedere anche un po' meglio. Una luna speciale, come abbiamo appena ascoltato. Allora, a quanti album siamo arrivati? Non lo so. Allora, di miei... Abbastanza, cosa saranno? Una decina? Ma non tantissimi. 10-12. Però di bello che non ce n'è uno uguale all'altro. Questo siete voi, maestri, me lo dovete dire. Allora, la verità è che, di certo, Cristina Zavadoni non... Come dire, non ama ripetersi, ha uno stile molto personale, identificato su quello. Questo è bellissimo, questo è molto bello. Dubbio, però diciamo che gli ambiti musicali in cui ti muovi sono sempre diversi, sono sempre sono nuovi, diversi. Non ti fermi mai. Non mi, beh, nella vita non ci si può fermare perché sono finita. Nel frattempo ho avuto una bambina, quindi è stato un cambiamento enorme e anche il mio immaginario si è molto modificato, ha incorporato, lo dico nelle note. Ha incorporato i carillon, le filastrocche, lui le ride. È diventata più buona. Molto. Ma lui li conosceva poco prima e adesso sono un angelo. Lui è una bambina piccola anche lui, per cui arrivano i carillon, anche da te. Le filastrocche, no, a parte gli scherzi, uno si addolcisce per forza anche perché l'istinto ti guarda in quella direzione. Senti, ma è facile essere così, perdono, mi sembra una battuta, poliedriche in questo paese che ama invece più o meno sempre le stesse cose fatte allo stesso modo? Cioè, quante difficoltà hai ad essere così libera? No, non ho difficoltà, pago un prezzo, ma qualunque scelta comporta dei prezzi. E
Non so come sarebbe se fosse diversa, io fossi diversa, perché non l'ho mai, non sarebbe un'altra vita e non l'ho vissuta. Non è, diciamo, sì, ma non è tutto semplice sempre, diciamoci la verità, fare i musicisti oggi in Italia comunque non è semplice, parlavo poco fa con un fior fior di compositore di musica da film che ha scritto la storia della filmografia italiana e comunque mi diceva è durissima, è cambiato tutto, la musica non è più considerata un valore così alto e per cui dobbiamo batterci per fare capire che il nostro è un mestiere, un artigianato prezioso che va salvaguardato, va coltivato, va nutrito, nutriamo gli animi, è una cosa di grandissima importanza, quindi questa è una problematica che va al di là di me. Sicuramente la mia vita musicale è piena di soddisfazioni e anche piena di a volte di piccole lotte e forse è anche una conseguenza per il prezzo della mia scelta. Però se questo, è così pazzesco. Questo disco, appunto, come abbiamo sentito, ha anche atmosfere e situazioni musicali diverse. C'è già, dire, varietà al suo interno. Se dovessi dire in una parola che disco è? Dal tuo punto di vista. Ecco, dal appunto, mio. Perché dal mio punto di vista è un disco molto posato, quasi, figurati un po'. Nel senso che anche prepararlo, anche registrarlo, anche scriverlo è stato per me un momento di grande intimità e anche anche mentre ero in studio e parlavo col produttore che mi conosce, insomma, mi diceva un disco molto diverso dagli altri, è molto più equilibrato forse in un certo senso. È anche però più intimo. È molto più intimo, sì, anche chiaramente siamo partiti con uno dei pezzi più scoppiettanti, mm-hmm. diciamo, del disco, per cui adesso può essere fuorviante questa lettura. Però devo dire, per me non è semplice parlarne perché avendolo fatto sono troppo coinvolta. Senti, ma se dovessi, anzi se dovessi, lo farei sicuramente nei concerti e negli spettacoli. Quali sono i brani che in questo momento secondo me ti identificano di più? Perché obiettivamente la varietà significa anche cercare di capire, certo, e afferrare quali sono i punti cardine attorno al quale il progetto ruota. Beh, io vedo che in questo momento ancora non abbiamo fatto tanti live del disco perché è uscito da poco, però quello che ho deciso di incidere in video, quello che propongo anche nei corsi in cui insegno in questo periodo ai miei allievi, quindi uno dei brani che ho più nel cuore in questo momento che è contenuto nel disco, è proprio Luisa, che è uno dei pezzi che infatti avevamo preparato. Luisa è un brano molto celebre di Tom Jobim, un brano brasiliano, bellissimo, che io un po' pretestuosamente ho inserito nel disco perché ha un solo verso dedicato alla luna, ma è un verso meraviglioso, perché lui inizia dicendo Rua Espada Nua, Boiano Seu Imensi Amarela, Arre Nunda Lua. Abbiamo capito che tutti, io ho tradotto. Parlate tutti portoghese, non c'è bisogno della traduzione. No, vabbè, cioè, mi sottovaluto naturalmente. No, che io ho tradotto con l'aiuto di una mia amica scrittrice, Caterina Bonvicini, di una mia amica cantante, Cristina Renzetti, che è una grande conoscitrice del repertorio brasiliano. Mi sono fatta aiutare da un po' di persone fidate nel realizzare questa traduzione, che poi ho sottoposto a casa Jobim, per la quale ho faticosamente, perché non sono molto soliti concedere permessi di traduzione in giro per il mondo, però sono riuscita a ottenere il permesso di tradurla e di depositarla, e dicevo, ho tradotto questo inizio in questo modo: strada, nuda spada, alta nel cielo, immensa e luminosa, la rotonda luna, che poi va avanti dicendo, come nessuno va navigando il blu del firmamento in un silenzio lento, un trovatore pieno di stelle. È un pezzo di una poesia. Attrice, anche attrice, poco da fare. Soprattutto, ma con un filo bisogna, multitalentuosa. Allora, cosa ci fate sentire? Questo. Sì, questo. Così sentite il resto del testo. Iniziamo tutti, no? Strada, nuda spada, alta nel cielo, immenso e luminosa, la rotonda luna, come nessuno va navigando il blu del firmamento in un silenzio lento, un trovatore pieno di stelle. Ascolta il canto scritto.
e tu per dimenticare te, Luisa, io sono solo un povero amante, appassionato, un dilettante, un disperato. Svegliati amore, io so che sotto a questo cielo vive ancora un cuore. Son qui, Luisa, dammi la mano, un desiderio tuo è sempre mio, dammi la tua bocca, la rosa matta, tu puoi salvarmi, vieni a darmi un bacio e un raggio di sole nei tuoi capelli, come un brillante illuminato esplode in sette coloni, rivelando poi sette mille amori che ho vissuto solo per te. Luisa, messaggio per salutarci. E poi diceva Alessandra De Vita, un'altra nostra spettatrice, al momento che 20 anni fa si era innamorata del Pierrot Lunaire fatto. Ah, pensavo fatto di mio padre. Ho avuto... No, perché tu sai quante volte mi succede, dico, ma tu sei Cristina? Sì, no, sei tutta. Ma io sai che ero innamoratissima di tuo padre. Senso... No, del Pierrot Lunaire, questo, sì. Questo mi onora e mi fa chiudere il cerchio, perché quello che proprio dico nelle note di copertina e la ragione di questo disco è, io sono una frequentatrice abituale del Pierrot Lunaire di Schoenberg, che è il manifesto della dodecafonia, di un della nascita dello Sprechgesang, insomma un certo tipo di teatro musicale del secondo Novecento, e anzi del primo Novecento. Le lune lì erano lune cariche di significato. Lune espressioniste, malate, grondanti sangue, col languido Pierrot accanto, cioè era proprio una luna greve ed era quella che ero solita frequentare io, per cui guardavo la luna e mi struggevo d'amore per l'arte, la musica, la vita, gli uomini, tutte queste cose. Adesso la luna è solo la luna, cioè l'astro che insieme al sole disegna l'orizzonte naturale di un mondo semplice che si sta definendo, che è quello di una vita nuova che si forma. Ed è bellissimo e molto riposante che le cose ritornino a essere solo se stesse. Non è male. Allora, ti chiederei... Grazie. Mi approfitterei. Avete un'ultima cosa piccola da farci sentire? Beh, la bambina è la luna, forse a questo punto, dove e la luna è solo la luna, è il verso principale. Ah no, oggi sono in forma. Le metto tutte. Guarda, per chi non ha l'orecchio assoluto è dura, eh? Quindi per me che non ce l'ho. Fai una piccola intro tu? Sì. Prendeva la malinconia, se si chiedeva
vado veri tu, immagino vado più posti di mari che attraversati senza pensare a lei, lascia nel buio luna blu, torna vicina non brillare più, ora la luna è solo la luna. Lei alza gli occhi e c'è solo la luna. C'era una volta una bambina che si prese poco nel naso di su, del gran ritardo si giustificò. La luna era così grande e blu, tutti si misero a immaginare fiumi oceani da saltare insieme a lei. Il mondo adesso il mondo ritornò e la ragazza si riposò. Ora la luna è solo la luna, lei alza gli occhi e c'è solo la luna. Certo molte ragazze che passano il tempo con il naso lì su ad ammirare tutto quello che grande o piccino brilla da lassù. Ora ci sono fiumi da navigare e luoghi da raccontare, mostri grandi così. Niente a casa dove vivi tu, quel che era prima non importa più. Certo, ma la papà che è bellissima. Se chiudiamo in maniera poetica. Allora, avete modo di scoprire molte lune diverse in questa Special Moon di Cristian Zavaldon. Grazie per essere grazie stato a voi, qui. Grazie a te, maestro, per essere stato con noi. Grazie. E appuntamento in concerto prossimo? Con loro ancora non ve lo posso svelare, 2018. Io il prossimo concerto sarò a Artesella, sulle Dolomiti, insieme a Brunello, farò un concerto di Capodanno un po' speciale. Sì, sì, sì. Ottimo, grazie. Grazie a voi, grazie.